Ciao e bentornati. Mi trovo in una vigna di Barbera qua in Piemonte, precisamente nel Monferrato. Vedete anche dalla colorazione delle foglie che ci troviamo ormai in pieno autunno. Oggi è il 14 di ottobre del 2020 e volevo analizzare con voi una pianta che è stata ormai tagliata in tutti i suoi punti perché ha manifestato i sintomi dell'esca e la scelta è stata quella di tagliarla per poi estirparla perché era un sintomo comunque grave e si è reputato di non valesse la necessità di poterla recuperare. Quindi poi parleremo anche di questo contesto qua. Quindi a me interessa soprattutto se la strategia aziendale che stiamo portando avanti, quindi una potatura più attenta e corretta, dal mio punto di vista, quindi una tecnica di taglio che viene impartita, insegnata, seguita e controllata negli operatori in vigneto, sta dando i suoi risultati. Quindi proprio a fare questo sacrifico delle piante, in questo caso qua una pianta che comunque sarebbe va in estirpazione, però voglio capire cosa c'è al suo interno. Quindi per vedere questo assieme, perché non è detto che poi troveremo qualcosa davvero interessante, qualcosa corrispondente a quello che vorrei trovare, però è un'osservazione che dobbiamo fare, è quella di sezionare questa pianta. Quindi lo faccio con una motosega, portate fuori. Dunque, grazie per la pazienza, cerchiamo di comprendere da dove potrebbe essere partito l'esca. Vedete che in questo caso era partito da un'impostazione che era in precedenza seguita, quindi con i tagli di ritorno in particolar modo, che aveva permesso la penetrazione soprattutto quindi attraverso dei tagli grossi dei funghi, e poi quindi la successiva come degradazione del legno e poi quindi quello che è il legno spugnoso, quindi il complesso dell'esca. Appunto, non era messa così male, devo dirvi la verità, non è così grave. Potenzialmente avremmo potuto anche intervenire con la dendrochirurgia, ma questa analisi appunto mi permette di ragionare su come far procedere l'azienda. Quindi una pianta di questo caso, sono convinto che la dendrochirurgia avrebbe portato molto bene il risultato. La cosa interessantissima, guardate, da quando abbiamo impostato la ramificazione, quindi a salire, vedete i tagli, sì, sono tutti nella parte alta, e come circola in modo lineare e pulito il percorso della linfa. Quindi noi avevamo comunque bypassato questo taglio importante degli anni precedenti, prima dell'impostazione della potatura ramificata, e abbiamo creato questo tubo continuamente pulito lungo il suo percorso. Quindi direi che il lavoro di potatura è ottimo, sta sortendo i suoi risultati, e su alcune di queste piante possiamo anche intervenire in altre modalità, come per esempio la dendrochirurgia.